Pace e bene, oggi ti racconto una piccola storia. Durante l'assenza della moglie, un importante uomo d'affari dovette rimanere in casa per badare ai suoi due scatenatissimi bambini. Aveva un'importante pratica da sbrigare, ma i due piccoli non lo lasciavano in pace un istante. Cercò così di inventare un gioco che li tenesse occupati un po' di tempo. Prese una carta geografica che rappresentava il mondo intero, una carta complicatissima per via dei tanti colori dei vari stati. Con le forbici la tagliò in pezzi minutissimi che diede ai bambini, sfidandoli a ricomporre il disegno del mondo. Pensava che quel lavoro li avrebbe tenuti occupati per qualche ora. Un quarto d'ora dopo, invece, i due bambini arrivarono trionfanti con il puzzle perfettamente ricomposto. «Ma come avete fatto a finire così in fretta?» chiese il padre meravigliato. «È stato facile», rispose il più grandicello. «Sul rovescio c'era una figura di un uomo. Noi ci siamo concentrati su questa figura e dall'altra parte, il mondo, si è messo a posto da solo». Morale della storia. Quante volte ci lamentiamo per come vanno le cose attorno a noi, perché Tizio si comporta in un modo, Caio si comporta in un altro, perché la società va in un modo, perché la chiesa va in un altro, e via dicendo. Quante volte ci aspetteremmo di vedere grandi cambiamenti a livello globale? Una persona raccontava: «Quando ero giovane, pregavo di poter cambiare il mondo. Arrivato verso mezza età, pregavo di poter cambiare chi mi stava accanto. Giunto ora nell'anzianità, prego Dio di darmi un cuore nuovo». Sì, il Signore vuol fare l'opera più bella, cambiare il nostro cuore, il mio, il tuo. Se cambio io, se cambi tu, può migliorare anche chi ci sta accanto. Qualcuno diceva: «Sii tu il cambiamento che vuoi vedere negli altri». Una volta una persona in modo pungente disse a Madre Teresa: «Ma lei pensa forse di sfamare tutti i poveri dell'India?» «No», gli disse Madre Teresa, «io cerco solo di essere una goccia di acqua pulita dove mi ha messo Dio. Se saremo in due, saremo due gocce di acqua pulita, e poi tre, e quattro, e via dicendo, e potremo dissetare la sete di amore di tanti. Che il buon Dio ti benedica».